Allora, stasera vedremo un argomento che la maggior parte delle persone non conosce perché in realtà è un argomento talmente tanto di nicchia che a meno che uno non si fa lo sbattimento su un discorso comunque di storia del monoteismo, difficilmente potrebbe immaginarsi che effettivamente esista una cosa del genere. Sto parlando praticamente del maltrattamento che un determinato tipo di cristiani, come vedremo, fanno nei confronti dei serpenti. Anzi, addirittura non si parla solamente di maltrattamento nei confronti dei serpenti, ma anche di morti violente che queste persone spesso subiscono perché appunto maneggiando serpenti velenosi o comunque facendoli maneggiare, perché comunque alla fine spesso sono persone che comunque toccano i serpenti perché qualcuno gli dice di toccarlo, a quel guru di turno gli dice di toccarli. Questa pratica conduce anche all'omicidio, alla morte violenta, ecco. Io ho noleggiato, perché in realtà questa cosa già la conosco da diverso tempo. Comunque ho noleggiato un libro per leggervela, per farvela conoscere. Praticamente ai Pentecostali degli Stati Uniti è stato scritto da Luca Costantini, che è un autore che ha fatto anche un libro dedicato al fondamentalismo cristiano, quindi probabilmente anche con un discorso di analisi del terrorismo cristiano, però purtroppo questo libro non so se riesco a recuperarlo, perché comunque è piuttosto datato, quindi può essere comunque. A me piacerebbe leggerlo, però purtroppo non so se effettivamente è stato comunque distribuito in tutte le biblioteche. Comunque sia, è un autore interessante, anzi, è forse l'unico in Italia, insieme comunque a un altro autore di cui adesso mi sfugge il nome, che era uno studioso di storia delle religioni. Comunque penso che sia forse uno dei pochi, ecco, comunque uno dei pochi che ha trattato questo discorso dei pentecostali, poi soprattutto lui li ha trattati comunque degli Stati Uniti, però in realtà si potrebbe fare comunque anche una storia del movimento italiano. Allora, per chi non lo sapesse, i pentecostali sono una setta cristiana, diciamo così, un gruppo di cristiani. Non sono cattolici, anzi sono molto avversi ai cattolici, non si sopportano. E non sopportano neanche i testimoni di Geova, questo perché molto spesso le persone non sanno che gli stessi cristiani si odiano tra di loro, nel senso un pentecostale odia ferocemente un cattolico, per dire, o comunque odia ferocemente un testimone di Geova, quindi non è che dovete pensare che i cristiani si amino tutti, al contrario. I cristiani si perseguitano anche l'un con l'altro. La cosa che però mi dispiace è che purtroppo non so se potrò mettervi i link ai siti internet, perché in realtà ho visto che il sito da cui comunque traggo tutto il materiale informativo, quando comunque faccio video dedicati al patriarcato e comunque al monoteismo di matrice cristiana. Solitamente io prendo un sito che è strapieno di cose, quindi soprattutto perché mi risparmia fatica, perché in realtà, vabbè, volendo potrei comunque fare un giro di tanti altri siti web e comunque mettervi tanti altri link. Il problema è che appunto ci metterei in realtà molto di più. E come ho detto tante volte, io ho veramente poco tempo per star connessa, quindi in realtà vado soprattutto su quel sito particolare. Perché quel sito particolare lì è già tutto strapieno di tutto quello che comunque a me serve per dimostrare poi quanto dico sul cristianesimo. Purtroppo però quel sito lì negli ultimi tempi o l'hanno chiuso o comunque l'hanno messo come privato, quindi non mi sarà possibile linkarvi queste testimonianze, questo materiale relativo alle pratiche del maneggiare i serpenti prendendolo da quel sito lì. Probabilmente dovrò fare un giro strano e andare comunque a ripescarmi i vecchi articoli che sono stati comunque condivisi su altri siti cristiani pentecostali, però francamente adesso non lo so perché sono rimasta un po' spaesata dal fatto che comunque l'hanno chiuso e non è più visionabile, perché comunque io ho sempre linkato materiale preso soprattutto da lì, quindi il fatto che adesso l'abbiano chiuso non...
sarà un po' problematico per me perché comunque dovrò praticamente cercare tutti i vecchi articoli, ricordarmi poi effettivamente che titolo avevano, andare a ripescarli, sperando che qualcuno li abbia condivisi e che siano poi stati effettivamente condivisi su altri blog. Quindi dovrò fare un po' questo giro strano per comunque per mettere a disposizione di nuovo quel materiale che comunque mi interessa. Parlando di cristianesimo, quindi adesso non so se effettivamente riuscirò a trovare qualcosa cioè sulla pratica del maneggiare serpenti preso dal sito che poi linko abitualmente. Lo cercherò comunque sui siti, diciamo, associati a quel sito lì, comunque penso che salterà ad ogni modo fuori qualcosa. Lo faccio giusto per comodità, perché in realtà potrei comunque citarvi del materiale in inglese. O comunque dei video in inglese, però appunto in realtà magari poi una persona magari non se la cava con l'inglese, quindi diventa molto più facile ovviamente citare il materiale italiano. Il problema è che comunque se questi siti cambiano il dominio, comunque chiudono, comunque li mettono per privati, poi non è più possibile andare ad accedere all'archivio. Comunque, allora, prima di vedere questa pratica del maneggiare serpenti, di vedere appunto, anche se non ve lo leggerò tutto, vi leggo comunque principalmente magari qualche stralcio, giusto per darvi un'idea di base. Spendiamo due parole per quanto riguarda la condizione della donna, anche se ovviamente è una cosa che io ho detto milioni di volte, miliardi di volte, comunque sia, spendiamo due parole per trattare la condizione della donna all'interno del mondo pentecostale. C'è da dire però una curiosità, ecco, una stravaganza. Per quanto siano effettivamente tra i cristiani più misogini e maschilisti in assoluto, anzi in confronto ai pentecostali effettivamente i testimoni di Geova possono sembrare quasi dei progressisti femministi, perché in realtà effettivamente gli evangelici, soprattutto delle frange pentecostali più integraliste, sono anche effettivamente persone molto pericolose, perché comunque fomentano un discorso di violenza, di intolleranza, di odio comunque non solo nei confronti delle donne, ma anche comunque nei confronti ovviamente dei non cristiani, degli stessi cristiani, degli omosessuali, eccetera, eccetera. Vediamo appunto brevemente la condizione della donna all'interno di queste sette pentecostali, quindi in realtà la vediamo brevemente perché qui comunque è trattata in una paginetta. Ad ogni modo non è niente di, non è niente, non è niente di, non è niente di strano, perché in realtà è la condizione poi della donna tipica comunque all'interno di tutto il cristianesimo, chi più chi meno. Comunque sia, lo rinquadriamo, perché adesso comunque vi leggo la pagina, poi la rinquadro prima che qualcuno dica che non è vero niente, prima che qualcuno dica che i pentecostali sono gli amici delle donne, perché poi mi aspetto anche di ricevere commenti del genere, no? Quindi leggerò il paragrafo e poi inquadrerò la pagina, così almeno trattiamo anche questo argomento. Allora, l'autore ovviamente qui spiega tutto un discorso, innanzitutto di storia, cioè da dove sono spuntati fuori, da un punto di vista di movimento americano, comunque dei loro rapporti comunque con la Chiesa metodista, che comunque adesso non vedremo. Comunque delle loro rivendicazioni, delle loro prime assemblee, diciamo così, ecco, congregazioni, diciamo così. E anche curiosamente, come dicevo prima, il fatto che pur essendo comunque un movimento assolutamente maschilista, in realtà curiosamente all'interno del loro movimento si sono distinte qualche figura di donna predicatrice, che poi ovviamente è stata per forza di cose bacchettata dagli stessi maschi in questione. Però comunque per chi fosse curioso potete andare a vedervi le foto d'epoca, o non piuttosto i video d'epoca di una delle loro predicatrici più famose, che è Catherine Kuhlman, è stata Catherine Kuhlman, che peraltro era una donna che aveva un abbigliamento anche particolare, perché si vestiva praticamente da sacerdotessa tutta con questo abito bianco molto vaporoso. È stato un po' un caso particolare, perché comunque il movimento pentecostale è caratterizzato da un forte maschilismo, cioè siamo nella più pura misoginia. Però comunque sia, ci sono state delle donne all'interno di questa corrente cristiana che in un certo senso hanno fatto un po' da profetesse, usiamo un po' questo termine.
principalmente perché questo tipo di evangelici sono letteralmente fissati con un discorso di Spirito Santo, quindi in realtà molto più dei cattolici. Quindi in realtà questo Spirito Santo va poi a vedersi come una serie di varie manifestazioni di doni o di carismi dello Spirito, lo chiamano così, anche di pratiche come ad esempio, come lo dicono loro, il parlare in lingue, che in realtà è il fenomeno della glossolalia, quindi queste persone che emettono comunque dei suoni strani o comunque ad esempio hanno delle crisi epilettiche durante le loro, diciamo, i loro convegni, usiamo un po' questa parola. E quindi rispetto comunque ai cattolici, loro sono molto più fissati su questo discorso di Spirito Santo, di conseguenza anche di un discorso di un battesimo con lo Spirito Santo, o comunque del discorso delle rivelazioni dello Spirito, quindi il profetismo, o comunque anche questo discorso della glossolalia, cioè il parlare in lingua, come dicono loro. Allora, dal punto di vista della condizione della donna, adesso vi leggo che cosa comporta per una donna che si dichiari cristiana all'interno dei movimenti pentecostali, cosa comporta esserlo. È ancora forte l'idea della provocazione sessuale presso i pentecostali, così alle donne è talvolta fatto ancora divieto di tagliarsi i capelli e di vestire in modo succinto. Ad esse è ancora fatto divieto di indossare i gioielli e truccarsi. In questo senso la truccatissima moglie del reverendo Jim Baker, Tammy, ha fatto molto scalpore presso i pentecostali americani. Agli uomini viene predicata la continenza e un aspetto fisico concernente principalmente il taglio dei capelli, che deve essere corto e che al pari delle donne possa evitare qualsiasi contatto immorale con l'altro sesso. Poi, allora, ci sono questo in generale per quanto riguarda la donna, qui non lo dice ma ve lo dico io, in realtà la donna è vietata indossare anche i pantaloni, quindi in realtà una donna che si dichiara cristiana pentecostale non può indossare i pantaloni, oltre a non potersi comunque truccare e neanche indossare i gioielli. Allora, poi qui il libro prosegue facendoci sapere che negli ultimi tempi loro hanno comunque cambiato qualcosina e quindi sono andati via via scemando gli ammonimenti a disertare i cinema, i teatri e i campi da gioco. Allora, questo non è ovviamente anche un discorso di musica, quindi comunque musica e divertimento. Allora, questo non è del tutto vero perché in realtà esistono ancora comunque delle frange estremamente fondamentaliste e violente che in realtà proibiscono questo discorso di andare al mare, di mettersi il costume, addirittura di parlare con gli infedeli, di andare al cinema, di ascoltare musica, e non parlo solo di musica, diciamo, estrema come potrebbe essere per dire la musica rock, parlo anche di musica non estrema come potrebbe essere la musica dance piuttosto che la musica techno, piuttosto che anche la musica pop, quindi voglio dire, no tassativo a tutti i tipi di musica. Diciamo che quelli un pochino più morbidi tra di loro sono d'accordo a un discorso ad esempio di musica cristiana tipo dei salmi cantati, ma non tutti, perché effettivamente ci sono alcuni che sono contrari anche a quel discorso lì comunque di strumenti musicali, non li permettono tutti. Allora niente, questo è giusto per darvi comunque uno sguardo in generale su quanto propongono loro. Poi sotto comunque vi metterò dei link di approfondimento, non li vado comunque a prendere dal solito sito da cui li prendo perché purtroppo come sito non è più, non lo so se è stato chiuso o se è stato messo privato. Comunque sia, non è più visionabile. Li andrò a prendere comunque da altri siti. Dovrei riuscire comunque a recuperare tutti i loro ammaestramenti, quindi comunque poi quando aprite il link vedrete che le cose stanno appunto come vi ho detto io, cioè che è vietato divertirsi, è vietato ascoltare musica, è vietato andare al cinema, è vietato parlare con gli infedeli, avere rapporti di amicizia con gli infedeli, quindi comunque anche con gli stessi cristiani, ad esempio cattolici per dire. E ovviamente parlando di un discorso di condizione della donna, la donna ovviamente è totalmente sottomessa, cioè non c'è un discorso di dignità femminile, di autonomia femminile. Semplicemente la donna deve essere sottomessa in silenzio, non può parlare durante le loro riunioni di culto. Deve ovviamente portare il velo, quindi pregare col velo, vestirsi ovviamente in maniera, diciamo, pesante, quindi comunque coprirsi, quindi le gonne vanno portate lunghe, vanno portate in forni. Un po' l'idea, avete un po' presente l'idea del sacco di patate, ecco, un po' quell'idea lì, ecco, vestiti in forni,
un abbigliamento che ovviamente non sia troppo stravagante, non abbia colori accesi. Hanno tutte queste prescrizioni. Tra l'altro, anche se se probabilmente attualmente non le mettono più in atto, a me era giunta voce che anche presso gli Zaccardiani, che sono comunque un altro gruppo cristiano minoritario che comunque si lega ai pentecostali, addirittura proibivano alle donne di guidare la macchina. Sì, anche qui in Italia. Quindi non è che dobbiamo pensare solo all'Arabia Saudita, sto parlando proprio di Zaccardiani che sono presenti qui in Italia, sul territorio italiano nel 2018. Non so, ripeto, non so se attualmente loro lo fanno ancora, può essere che comunque lo facessero fino a qualche anno fa, adesso non lo so se lo fanno ancora o se lo fanno del tutto, cioè se lo fanno tutti, però comunque sia, c'era un po' questa prescrizione che la donna era vietato guidare la macchina e molto probabilmente avevano anche il divieto per la donna di uscire se non accompagnata dal marito. Allora, adesso inquadro la pagina prima che qualcuno mi dica che non è vero niente, che sono i miei deliri, che sono tutte falsità contro il cristianesimo, che il cristianesimo è una religione femminista, che il cristianesimo è amico delle donne, perché poi effettivamente ci sarà gente che magari commenta anche così. Quindi adesso inquadro la pagina. Così vedete anche voi che le cose stanno appunto come le ho lette, come ho detto io. E la donna appunto in questa tipologia di setta cristiana viene appunto ancora vista come tentatrice, quindi di conseguenza viene segregata. Addirittura poi qui c'è una divisione dei sessi, una divisione sessista, ecco, una segregazione sessista. E peraltro, nel senso che gli uomini siano separati dalle donne, e peraltro, che poi comunque è tipico anche di altri gruppi cristiani, soprattutto americani. Diciamo, avete un po' presenti i puritani, ecco, i puritani, o comunque altri gruppi cristiani, ad esempio, che di fatto obbligano ancora la donna a indossare il velo, per dire, o comunque la cuffietta per capelli. Allora, come vedete qui c'è appunto scritto che le donne non possono portare i capelli come vogliono, cioè li devono portare lunghi, non possono tagliarli corti, non possono mettersi appunto abiti aderenti o comunque corti, devono usare appunto delle gonne molto lunghe e informi. Avete un po' presente, ecco, l'abbigliamento da islamica, diciamo così, l'abbigliamento da islamica col burka, diciamo così, ecco, col niqab. Devono portare il velo ovviamente quando vanno nelle loro riunioni, nelle loro assemblee, non possono parlare in pubblico, non possono indossare gioielli, non possono truccarsi. E anche se qui non è scritto, comunque ve lo assicuro perché è così, non possono neanche indossare i pantaloni, proprio di fatto è proibito, è vietato per una donna indossare i pantaloni. Allora, questo in breve era per fare una citazione della condizione della donna. Adesso vi leggo l'altra pratica interessante da sapere, che appunto ha a che vedere con il maltrattamento dei serpenti, ecco, che queste sette fanno, che sono pratiche anche pericolose, perché comunque non solo comunque sono di fatto dei maltrattamenti su animali, peraltro poi è capitato comunque che queste persone serpenti li uccidessero, così senza motivo. Nella frenesia, diciamo, del momento, ecco, è capitato, avevo tra l'altro anche letto un post al riguardo, è successo anche qui in Italia, che praticamente questo serpente è stato brutalmente ucciso, perché appunto loro l'hanno, quando hanno visto questo serpente lì nel loro sale di culto, l'hanno preso come simbolo del demonio, quindi di conseguenza l'hanno ammazzato. Quindi queste persone si rendono responsabili comunque di maltrattamenti su animali, ecco, in particolar modo sui serpenti. Ma comunque sia, si rendono anche responsabili comunque di pericolo di morti, perché comunque alla fin fine è capitato che appunto maneggiassero serpenti e venissero morsi, quindi di conseguenza ci sono state anche delle morti proprio per morsi di veleni, di serpenti velenosi. Pensate un po' se si parla di un gruppo magari dove queste persone sono totalmente plagiate dal guru in questione, ecco, dal capo della setta in questione,
E magari ci partecipano anche i bambini, quindi pensate un po' appunto a questa, a che genere di situazione si crea. Allora, adesso vi leggo appunto, ripeto, non ve lo leggo tutto perché è davvero veramente molto lunga, vi leggo giusto qualche guida così, diciamo qualche stralcio per darvi giusto l'idea. Nei culti di queste congregazioni la presenza del soprannaturale è davvero riscontrabile in un intenso desiderio di santità e lo scopo di coloro che vi partecipano. Ci sono anche dei video su YouTube, poi magari sotto ve li metto, così vi renderete conto di che razza di fanatici, addirittura epilettici, comunque presenziano a queste riunioni. Tra le congregazioni indipendenti pentecostali, quelle che maggiormente hanno fatto parlare di sé nel corso di questi anni sono quelle stanziate sui Monti Appalachi, tra gli stati del Tennessee, North Carolina, Georgia, Kentucky e Virginia. In questa zona rurale degli Stati Uniti, chiusa a qualsiasi innovazione culturale, essi praticano un culto che negli ultimi anni 50 ha fatto scrivere ai sociologi della religione e agli studiosi di fenomeni sociali moltissimi articoli. Il culto è quello dello snake handling, che significa maneggiare serpenti. Chi maneggia serpenti viene chiamato snake handlers, quindi è un po' il gergo con cui vengono chiamati. Ci sono stati determinati studiosi che hanno studiato questo fenomeno cristiano, tra cui ad esempio Weston Labar, che ha dedicato uno studio sociologico. E ovviamente questo studioso ha dato come spiegazione ovviamente la psicopatia, perché il fanatismo religioso, perché di fatto delle persone che maneggiano dei serpenti velenosi, per la motivazione che se sono abbastanza santi, nel senso se sono abbastanza amati da questo loro Dio, il serpente non li morderà. Ovviamente qui si sta parlando di malattia mentale, quindi psicopatia, di fanatismo religioso pericoloso perché appunto in realtà porta alla morte. Niente, allora adesso attualmente comunque ci sono, questo peraltro è un libro comunque del 95 se non ricordo male, sì, è del 1995, attualmente comunque queste pratiche vengono maggiormente controllate, quindi comunque in realtà gli stessi stati hanno un po' preso le distanze da queste pratiche. Difatti, proprio a seguito delle morti che sono capitate, da un punto di vista di stampa, ecco, di giornali, hanno appunto commentato, almeno quelli comunque americani, hanno comunque commentato che questi gruppi sono appunto retrogradi e pericolosi. Comunque sia, le poche centinaia di praticanti proseguono a tutt'oggi questo culto, quindi siamo già comunque, quando l'autore scriveva era nel 95. Comunque sia, tenete presente che le fanno ancora queste cose, anche se magari meno, diciamo, meno spettacolari rispetto a qualche decennio fa, però comunque le fanno ancora. Nonostante la legge degli Stati del Sud proibisca di trattare serpenti velenosi, il contrasto con le chiese ufficiali, in particolar modo la Church of God, risiede nel fatto che i praticanti di questo culto danno particolare importanza ai segni che accompagnano coloro che credono, appunto, tra cui anche la discesa dello Spirito Santo, eh. E tra questi segni essi fanno rientrare e maneggiare serpenti. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, questa pratica qui è scritta nel Nuovo Testamento, anzi la fanno proprio derivare da Marco 16. Questa pratica qui del prendere in mano il serpente velenoso la fanno proprio derivare da un precetto comunque che noi troviamo scritto nel Nuovo Testamento, quindi non nell'Antico Testamento, per chi commenta dicendo che nel Nuovo Testamento c'è solo pace e amore. La troviamo scritta nei Vangeli. Ecco, quindi comunque nella parte diciamo che i cristiani solitamente ti dicono sempre che non si trovano più quelle cose brutte che si trovavano nell'Antico Testamento, la troviamo scritta a Marco 16, versetti 17 e 18. E questi segni seguiranno coloro che credono, nel mio nome essi espelleranno i demoni, essi parleranno nuove lingue, essi prenderanno in mano i serpenti, e se essi berranno qualsiasi soluzione benefica, ciò non sarà loro di alcun danno, essi imporranno le loro mani sugli ammalati ed essi si riavranno. Allora, questa idiozia evangelica, perché di fatto è un'idiozia evangelica che istiga comunque al suicidio, anzi istiga alla follia e al suicidio, e al far morire comunque le persone che sono ammalate, di fatto poi peraltro gli evangelici proibiscono anche un discorso di medicine e di dottori, quindi in realtà anche questo ha portato alla morte delle persone,
Similmente a come i testimoni di Geova proibiscono anche un discorso di trasfusioni del sangue. Questa deficientata evangelica ovviamente viene presa alla lettera, quindi prendendola alla lettera di fatto una persona che dovesse prendere alla lettera questo passaggio qui del Vangelo di fatto prenderebbe in mano un serpente velenoso e si lascerebbe mordere nella convinzione che alla fin fine non morirebbe a causa del veleno, perché il Dio in questione lo protegge. Oppure darebbe in mano un serpente velenoso comunque a un bambino o a un'altra persona nella convinzione che comunque Dio li protegga. Quindi, come vedete, è un precetto evangelico assolutamente delirante. Ecco, altre cose che loro credono, a parte questa cosa del maneggiare serpenti velenosi senza morire, sempre per mezzo dello Spirito Santo, credono come diceva questo discorso del poter guarire senza medicine, quindi senza essere medici, di profetare, di interpretare le lingue. Allora, adesso la inquadro prima che qualcuno dica che non è vero niente. Sì, perché poi quando tratto queste cose del monoteismo c'è sempre gente che mi dice che non è vero niente. Quindi inquadriamo. Vedete lì la frase serpenti velenose. Trattare di maneggiare serpenti velenose. Adesso non so se la ritroverò, comunque se la ritrovo ve la metto come notizia, vi faccio vedere che queste persone hanno anche ammazzato un serpente quando se lo sono, cioè qui in Italia, quindi non stiamo parlando di America, stiamo parlando di qui in Italia negli ultimi tempi. Non mi ricordo di quando era quella notizia lì, comunque non era di tanti anni fa. Praticamente quando si sono trovati un serpente l'hanno praticamente ammazzato, quindi questo rientra nel maltrattamento di animali. Reinquadriamo prima che qualcuno dica che non è vero niente, che sono i miei deliri, che non ho mai letto un libro, che sono tutte cose che mi invento io. E inquadriamo anche lo stralcio evangelico, ecco, del Vangelo di Marco, è la frase che vedete qui al centro, che di fatto è la frase che viene usata per fomentare questa pratica. Perché di fatto è una pratica che loro hanno tirato fuori applicando il Vangelo alla lettera. Cioè, come ho detto tante volte, allora, nel Vangelo, quindi non solo nell'Antico Testamento, come pensano gli ingenui, che ti dicono, sì, vabbè, ma solo nell'Antico Testamento c'era la violenza e c'erano le cose brutte, ma anche nel Nuovo, anche nei Vangeli ci sono delle cose che se fossero applicate alla lettera porterebbero dei guai. Ad esempio, questo è un passaggio, ma anche ad esempio il discorso il cosiddetto discorso della montagna, in realtà applicato alla lettera, porta all'omertà e alla prosecuzione dell'ingiustizia, perché di fatto, ad esempio, il discorso della montagna non è a favore della lotta contro nella lotta contro i violenti, contro i criminali o comunque della giustizia terrena. Anzi, è comunque un testo che esorta a ringraziare per le persecuzioni che vengono fatte. E infatti non è un caso che in realtà questo tipo di cristiani sia assolutamente contrario al miglioramento delle condizioni dei diritti civili per tutti. Quindi non solo per le donne, ma anche proprio per gli stessi uomini. Perché di fatto queste persone qui sono anche contrarie non solo a un discorso di miglioramenti per la condizione della vita della donna, quindi per dire le condizioni del parto, per dire fatte all'ospedale in maniera tale che la donna non muoia più di parto, ma anche le stesse condizioni di vita degli uomini, loro sono contrarie a migliorarle, perché comunque sia sono contrarie all'uso della medicina, all'uso della scienza. Quindi per loro è più che lecito, ecco, più che normale che anche un uomo che magari abbia una malattia particolare e necessiti di una medicina, non la prenda perché in realtà se è Dio che gli ha fatto venire quella malattia lì, lui deve morire, perché quella è la volontà di Dio, cioè.
sono, ripeto, queste cose qui loro non le tirano fuori dall'Antico Testamento. Adesso qui, per questa storia qui, non c'è la scusante cretina del dire che questa cosa qui l'hanno tirata fuori dall'Antico Testamento e allora, vabbè, nel Nuovo Testamento non è più così. Questi qui sono precetti sono precetti dei Vangeli. Non c'è più la scusa, qui non c'è la scusante cretina del dire che queste cose sono cose prese dal Levitico, dal Deuteronomio, quindi in realtà noi cristiani di adesso non pensiamo più così. Queste cose sono proprio prese dal Vangelo, quindi comunque di fatto siamo nel Nuovo Testamento. Ecco, vi dico giusto uno dei, cioè ci sono stati diversi predicatori o comunque diversi personaggi che peraltro sono anche morti, come dicevo, o comunque hanno fatto morire delle persone durante questa pratica, che è una pratica cristiana. Qui non stiamo parlando di islamici, stiamo parlando di cristiani. No, prima che qualcuno dica, però, no, qui stiamo parlando di movimento cristiano. Che si rifà al Vangelo, non che si rifà al Deuteronomio, al Levitico dicendo che però noi cristiani adesso non crediamo più così. Allora, qui il libro fa appunto il nome di un predicatore, o comunque di un personaggio che aveva proprio questa convinzione, Charles Herman Price. È stato uno dei più conosciuti maneggiatori di serpenti degli Appalachi. Morto per il morso di un serpente, egli per tutta la sua breve esistenza ha sempre creduto che sollevare serpenti velenosi in segno di lode a Dio simboleggiasse la vittoria del bene sul male. La convinzione di coloro che come Prince forse si pronuncia, non so se si pronunci Prince o Prince. Comunque sia, la convinzione di questo personaggio. Ecco, le convinzioni di coloro che come questo signore, ecco, Charles Herman Prince, sollevano serpenti, li attorcigliano sul collo, li fanno strisciare sulle braccia, vi camminano sopra coi propri piedi e che il morso velenifero del rettile sia l'ultima preoccupazione del credente. Quindi qui stiamo già parlando comunque, come detto, di maltrattamento di animale, perché di fatto queste persone poi arrivano anche ad ucciderli. E comunque questa cosa è successa anche in Italia, perché loro hanno addirittura pubblicato la fotografia del serpente che hanno ucciso. Ed è successo in Italia questa cosa. Allora, questo rifiuto nei riguardi dell'eventuale morso va visto ed interpretato nel senso di condurre in quel momento una missione più importante, che sarebbe quella di rendere gloria a Dio e di farlo concretamente prevalere su Satana. Per cui, se anche il serpente che rappresenta il male dovesse prevalere, la fede in Dio non deve crollare. Qui ovviamente, come ho detto, loro si rifanno a questa sconceria del Vangelo di Marco, come ho detto, che riporta un po' a questo discorso di questo Gesù Cristo, dove appunto dice che essi prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualsiasi soluzione venefica ciò non sarà di alcun danno. E loro, praticamente questo gruppo di evangelici pentecostali, prendendo letteralmente, così come c'è scritto qui di fare a Marco 16, versetto 17-18, praticamente quando nelle loro riunioni prendono tutti questi serpenti e lì si fanno mordere o comunque li attorcigliano sul collo, li fanno strisciare sulle braccia lì, o addirittura li uccidono, li calpestano, li uccidono. E uccidere i serpenti, ecco, calpestare i serpenti e uccidere i serpenti serve proprio dal loro punto di vista a un simbolo, a rappresentare un po' questo simbolismo del loro Dio che trionfa sul suo nemico, ecco, sul discorso del male. Inquadriamo sempre prima che qualcuno dica che non è vero niente, che sono tutte cose che mi invento io. Adesso dovreste, spero che si riesca abbastanza a vedere, anche se purtroppo non è nitidissima la qualità, comunque sia. Se qualcuno avesse qualche dubbio, si può benissimo noleggiare il libro, l'ho trovato in biblioteca gratuitamente. Aprite, anzi, vi dico anche che pagina siamo. Siamo a pagina 184-185, noleggiate il libro, ve lo leggete così vedrete che le cose stanno come dico io. Apriamo la pagina prima che qualcuno dica che non è vero niente.
ovviamente di questa loro pratica assolutamente aberrante, loro che cosa credono? Credono che ovviamente se una persona viene morsa dal serpente, quella persona lì in realtà non era un vero cristiano, difatti. Un certo fatalismo accompagna senza dubbio tutti coloro che praticano questo culto in America. Via da un lato la certezza che il Signore può abbandonare chi prende in mano il serpente facendolo morire, ma non ci si dispiace più di tanto in considerazione del fatto che se è così va resa la gloria a Dio. Inoltre questo fatto, pur grave come la morte di una persona, viene inteso nel senso di una mancanza totale di fiducia in Dio, come un'assenza di preghiera indirizzata a Dio da parte del soggetto, che sperimenta lo strisciare del serpente su di sé da parte della comunità. Il maneggiare serpenti va accettato perché anzitutto lo comanda la Bibbia. Coloro che lo fanno prendono alla lettera un passo del Vangelo di Marco in cui si dice: e questi essi seguiranno coloro che credono, e questi segni seguiranno coloro che credono, nel mio nome essi espelleranno i demoni, essi parleranno nuove lingue, essi prenderanno in mano i serpenti, essi berranno qualsiasi soluzione benefica, e ciò non sarà di loro di alcun danno. Quindi, prendendo ovviamente da un punto di vista letterale questo comandamento che si trova scritto nel Vangelo, che probabilmente i cristianucoli, diciamo quelli da volemose bene, tutti ingenui, non sanno che appunto è scritto così, perché se lo sapessero, se fossero effettivamente veri credenti, dovrebbero poi di fatto metterlo in pratica. Similmente a poi come gli islamici mettono in pratica le loro porcherie scritte nel loro cosiddetto libro sacro. Dalla convinzione che è la Bibbia che comanda loro di atteggiarsi in questo modo, essi sanno, come nel caso del pastore Carlo Porter di Kingston, Georgia, che stanno facendo la cosa giusta. Così essi si ritrovano per i loro culti nelle modeste chiese situate spesso ai margini di piccoli paesi in cui il culto è ancora vitale, per ringraziare il Signore e per pregarlo nei canti e nelle manifestazioni di giubilo. Niente, poi qui ci sono delle città che sono balzate agli onori della cronaca per questi avvelenamenti che sono capitati. Ad esempio, Yolo nel West Virginia o Carson Springs nel Tennessee. Niente, allora direi veramente di avervi dato almeno l'essenziale che c'era da sapere. Poi ovviamente qui il libro va avanti, praticamente sono altre 3 pagine di sbrodolata di delirio cristiano su questo discorso del maneggiare i serpenti. Però adesso non ve lo leggo tutto, diciamo che avete comunque visto l'essenziale. Ecco, ad esempio vi dico magari giusto qualche nome di città dove sono successi questi avvelenamenti. Ad esempio, per dire, alcune volte facevano addirittura nei boschi. Ovviamente per evitare che potesse intervenire la polizia. Quindi ovviamente andavano all'interno dei boschi e praticamente si avvelenavano con questi serpenti. Oppure, ad esempio, altre città che sono state rese, diciamo, famigerate per questa pratica sono ad esempio state le contee di Polk e Monroe nel Tennessee, dove praticamente questo gruppo di credenti praticava alla lettera tutto quanto si trova scritto nella Bibbia, con i risultati che potete immaginare. Per dire, o altrimenti, qui c'è ad esempio c'è un altro predicatore, un altro pastore. Addirittura questo è. Questo tizio addirittura è stato pure messo in galera insieme a un suo degno compare, perché praticamente addirittura faceva una produzione abusiva di alcol. Comunque sia, questo tizio, George Wayne Tensley, è un altro che praticamente è diventato famoso per questa pratica del maneggiare i serpenti. Altrimenti, vediamo un po', vi leggo qualche altro nome. Ad esempio, Tom Arden è stato un altro che diciamo, predicava questa cosa del maneggiare i serpenti. Addirittura,
queste persone sono addirittura arrivati a maneggiare stricnina, per dire, quindi oltre ai serpenti anche la stricnina. Quadriamo prima che qualcuno mi dica. Non è vero niente. Spero che riuscite a vederlo perché praticamente è qui sul bordo, però. Qui siamo, eh. Quindi potete immaginare un po' cosa succedesse in tutte queste riunioni di scalmanati. Questo discorso della stricnina comunque è successo nel 1947. Niente, poi ce ne sono stati veramente tanti altri, anzi addirittura ci sono state comunque anche delle donne, per dire, cioè tutti i nomi che hanno praticamente contribuito a questi avvelenamenti dei loro gruppettini. Vi dico qualche nome: Anna Kirk, Clint Jackson, Harry Skelton, Walter Henry, Orbat Wilson, tutti fulminati dal veleno di serpenti velenosi. O ad esempio ci sono stati anche dei casi in Florida, per dire, siamo già negli anni 50. Niente, veramente, direi, perché poi qui c'è tutto un elenco ovviamente di queste chiese che hanno, di queste chiese pentecostali che hanno praticamente sono andate avanti a fare questa pratica e hanno portato a tutti questi, diciamo, morti per avvelenamento. Ma praticamente non finisce più, cioè dovrei leggervi appunto altre 2 pagine di roba. Ad esempio, un altro caso celebre è stato un caso successo nel 1967, per dire. Quindi eravamo già comunque anche negli anni 60. Niente, allora come vedete la lista è bella lunga. Niente, allora direi di finirla così. Allora tenete appunto presente che uno degli studiosi che più ha studiato questa pratica, come abbiamo detto, è stato questo Winston Labarre, che francamente non so se sia stato tradotto in Italia, ma non credo. Comunque sia, questo studioso appunto ha fatto un po' questo studio su questi maneggiatori di serpenti, questa pratica comunque del cristianesimo fondamentalista pentecostale, e praticamente niente, ha studiato anche dei casi, ad esempio, relativi sempre all'interno di questi gruppi, casi ad esempio del fatto che comunque alcune persone per una qualche motivo, anche se venivano morsi, comunque non morivano, cioè riuscivano comunque a sviluppare una sorta di immunità. Ovviamente dal loro punto di vista, cioè dal punto di vista degli psicopatici, in realtà questo è il segno che Dio appunto li protegge, quindi in realtà ci sono state persone che si sono fatte mordere anche più di una volta. Da un punto di vista di spiegazione scientifica che sono state avanzate per spiegare perché alcuni di questi esaltati integralisti, pur essendo stati morsi, in realtà sono sopravvissuti, c'è stato chi ha ipotizzato che molto probabilmente era per un discorso di temperatura, cioè per una sorta di fattore di temperatura che in un certo senso ha neutralizzato almeno in parte l'effetto del veleno. O comunque anche per conformazione fisica, perché voi comunque sapete che ad esempio magari persone robuste hanno una maggior resistenza a questo discorso ad esempio del veleno piuttosto che comunque a persone o comunque anche a donne, nel senso che hanno una resistenza minore. Niente, allora, poi vabbè, il capitolo dopo parla del fondamentalismo pentecostale, eccetera, eccetera. Che peraltro appunto in realtà poi sono appunto militanti, sono quelli che comunque poi praticano questo discorso comunque di attentati terroristici.
Allora, quello che c'era da sapere, quel minimo che c'era da sapere, io l'ho letto. Cercherò comunque di mettervi anche il materiale, come dico, sull'argomento, possibilmente in italiano, anche se sicuramente c'è tanto materiale in inglese, quindi vabbè, se poi uno comunque conosce l'inglese può leggerlo senza difficoltà. Questo libro, ecco, magari provate, ripeto, magari è difficile da trovare, non si trova in tutte le biblioteche, io di fatto ho dovuto ordinarlo in provincia di Varese. Provate a vedere, ecco, se siete curiosi, comunque questo è, diciamo, il libro più completo, almeno qui in Italia, scritto sull'argomento. Praticamente ci trovate tutto questo discorso di che cos'è poi effettivamente il fondamentalismo evangelico, soprattutto di matrice americana, anche se ripeto che comunque ce li abbiamo anche qui in Italia, quindi non è solamente una cosa che c'è nella Bible Belt americana, c'è anche qui in Italia come movimento. Spero che sia un video che serva a fare la giusta informazione su questo discorso comunque di maltrattamento di animali, in questo caso di serpenti, e poi anche su questo discorso di relativa follia che causa la morte di persone che hanno problemi psichici o comunque sono totalmente plagiate. E che applicando la lettera a quanto poi sta scritto nei dettami cristiani, alla fine fanno del male a se stessi e agli altri. Quindi io credo di aver dimostrato per l'ennesima volta che in merito a quanto poi io dico sul monoteismo in generale è la pura verità, è una religione con un'ideologia che porta morte e distruzione, in tutte le sue varianti, in tutti i suoi. Tutti i suoi gruppi, gruppettini. Spero che come video sia utile per fare un po' di informazione su questa pratica, che appunto innanzitutto va comunque a configurarsi in un discorso di maltrattamento di animali, perché ripeto che queste persone comunque li uccidono anche. E in secondo luogo comunque causa anche un discorso di morte per avvelenamento. Su persone che appunto magari in realtà non hanno, cioè sono praticamente persone con problemi psichici, perché comunque sono persone indottrinate, plagiate. E credo che anche su questo aspetto della questione bisognerebbe appunto riflettere, soprattutto quando si è donne, riflettere un po' su questi retroscena che nessuno conosce del cristianesimo prima di dichiararsi cristiano, perché appunto è sempre buona cosa mettere in moto il cervello, informarsi sulle cose e poi capire se, ecco, chiedersi se poi effettivamente questa religione che viene spacciata come religione dell'amore sia effettivamente una religione tanto bella e tanto a favore della pace e del benessere, soprattutto poi delle donne, perché vabbè, in realtà, ripeto, il cristianesimo prevede comunque anche una serie di disuguaglianze anche relative ovviamente agli uomini, perché comunque anche gli uomini hanno tutta una serie di diktat a cui si devono conformare, ad esempio, per dire un uomo non potrebbe comunque mettersi in costume e comunque andare al mare. Però in particolar modo c'è da dire che sono particolarmente feroci nei confronti delle donne, quindi in realtà secondo me il cristianesimo non va bene né per gli uomini né per le donne. Tuttavia io non ho la pretesa di dire agli uomini cosa poi un uomo debba fare della sua, diciamo, della sua spiritualità, quindi per me gli uomini possono restare monoteisti, possono restare cristiani. Mi rivolgo soprattutto alle donne, dico che secondo me se siete donne è meglio che questa religione innanzitutto la conoscete molto bene, cioè dovete conoscerla nei dettagli, negli aspetti nascosti che ovviamente la propaganda cristiana non vi racconta, e poi appunto riflettere se effettivamente è una religione così, in armonia con un discorso di psicofisicità femminile. Niente, allora sotto vi metto il link per chi volesse approfondire. Spero che come video sia utile, nel senso si sappia che tra le tante aberrazioni del monoteismo c'è anche questo discorso comunque di maltrattamento degli animali, che peraltro non è neanche un caso isolato, perché in realtà potevo fare lo stesso argomento anche parlando dei gatti che sono stati comunque sterminati dai cristiani, in questo caso dai cattolici, durante il Rinascimento, quindi in realtà il monoteismo ha sempre praticato questo discorso di sacrificio animale, lo faceva già comunque l'ebraismo al tempo dell'Antico Testamento,
comunque uccidendo gli animali da sacrificare a Yahweh, ecco, poi spargendo il sangue sull'altare, quindi non è che è una cosa così, così fuori così innovativa, ecco, cioè così strabiliante dire che il monoteismo ha sempre sacrificato gli animali oltre che le persone. È proprio una loro caratteristica tipica, è quella di appunto essere dei culti feroci basati su un discorso di violenza e di che appunto ha comunque a che vedere anche con un discorso di sacrificio, quindi comunque sia di sacrificio animale, soprattutto nell'Antico Testamento, o comunque di maltrattamento animale, come abbiamo dimostrato se andiamo comunque a studiare il movimento pentecostale comunque americano, comunque del Novecento. Quindi qui non siamo neanche più nel Medioevo, che uno potrebbe dire, però sì, è vero, nel Medioevo, adesso noi cristiani non siamo più così. No, voi cristiani siete ancora così, è quello il punto. E sarete sempre così, perché è proprio la vostra ideologia che è sbagliata in tutti i suoi particolari. Non è che era sbagliata nel Rinascimento e adesso invece è diventata giusta, è sempre stata sbagliata, è nata sbagliata ed anzi nel corso dei secoli è diventata anche peggio. Quindi spero che le persone che hanno a cuore i diritti degli animali, ecco, per quanto riguarda questo discorso del maltrattamento dei serpenti, e anche le persone che hanno a cuore il discorso comunque della sicurezza, quindi comunque del fatto che di queste situazioni di abuso poi di credulità popolare, perché poi di fatto questo rientra tutto nel reato di abuso di credulità popolare, che peraltro è pure sanzionato, nel senso, se una persona viene dimostrato che una persona plagia e influenza, fa un po' il lavaggio del cervello ad altre persone, lì si sta comunque già parlando di reato, si parla appunto di abuso di credulità popolare, di plagio, poi sono appunto i meccanismi tipici delle sette. Quindi di fatto questo argomento secondo me era interessante appunto per due motivi, innanzitutto perché comunque dimostravo che il monoteismo comunque odia gli animali, ecco, ha un po' l'odio rispetto agli animali. E autorizza un discorso di maltrattamento sugli animali e di uccisione di animali. E in secondo luogo, il monoteismo, ecco, in questo caso abbiamo parlato del cristianesimo, si porta anche appresso un discorso di abusi, di plagi su persone che appunto magari sono deboli psichicamente, quindi si lasciano plagiare, fino ad arrivare a uccidersi maneggiando serpenti o comunque veleni, perché il predicatore, pastore evangelico pentecostale di turno gli dice che Dio ha detto che bisogna fare così. Quindi riflettiamo su questa pratica e cerchiamo di fare la giusta informazione sul discorso del monoteismo. Anche perché purtroppo, come probabilmente sapete, attualmente, ecco, diciamo, nel nuovo governo sono capitati dei personaggi estremamente, estremamente cristiani che vogliono già imporre un cristianesimo obbligatorio a tutti, soprattutto sulle donne. E quindi per me questo video è anche un atto di rivolta, ecco, lo so che non serve a niente, però almeno ci provo a farlo, nei confronti comunque di certi personaggi che sono attualmente al potere, ecco, da un punto di vista di governo, che stanno proponendo, ecco, vogliono proporre un ritorno al cristianesimo fondamentalista. Quindi spero che comunque il mio video, che abbiamo letto, abbiamo appunto trattato di cristianesimo, faccio la giusta informazione, ecco, su questa religione e anche sui personaggi che poi si dichiarano appartenenti a questa religione, perché secondo me appunto più li conosci e più li eviti. E detto questo, ringrazio le persone che hanno ascoltato il video, spero che vi sia piaciuto ecco, magari lasciate sotto qualche commento, così se è una cosa che magari già conoscevate, o comunque se è una cosa che vi ha colpito, ecco, mi piacerebbe saperne un po' che ne pensate. Così, giusto per curiosità. Se comunque siete monoteisti e volete commentare, innanzitutto dovete argomentare, perché ripeto, i commenti dei monoteisti che non sono argomentati non vengono pubblicati, perché comunque io
come faccio lo studio su questi libri, riportando con precisione le fonti, i dati, le pagine, mi aspetto che una persona che voglia parlare di cristianesimo e sia a favore del cristianesimo mi dimostri che conosce altrettanti libri teologici. Perché, ripeto, i commenti di persone monoteiste che parlano di monoteismo senza aver letto libri sull'argomento, non verranno fatti passare, perché io quando parlo con monoteisti esigo, che questi monoteisti mi argomentino quanto poi loro sostengono. Quindi voglio il titolo del libro su cui vi siete formati, il nome dell'autore, voglio i link precisi, voglio le citazioni bibliche precise, i nomi dei teologi precisi, se estrapolate le cose voglio la citazione precisa con tanto di pagina, eccetera, eccetera. Se volete appunto essere pubblicati, altrimenti i commenti monoteisti cretini verranno direttamente cestinati, proprio per una questione di rispetto nei confronti della mia ricerca, del mio studio teologico che è decennale, cioè non è che io lo sto facendo da 2 giorni, io sono anni che studio queste cose, quindi se una persona voglia di sfidarmi deve appunto dimostrare che ha uno studio teologico altrettanto vasto. Altrimenti appunto verrà ignorato, ecco, nel senso gli sarà direttamente risposto in maniera piuttosto brutale, che è meglio che appunto va da tutt'altra parte, perché non tollero un discorso di fare propaganda al monoteismo se non sapete argomentare le cose. E con argomentare le cose vuol dire che io non voglio il link di Wikipedia, io voglio il titolo del libro che avete letto di teologia, voglio proprio che mi dimostrate che avete letto il libro. Di chi volete voi, di teologi, cattolici, protestanti, sette varie, non ha importanza, di chi volete voi, comunque l'importante è che mi dimostrate che avete letto un libro di teologia. Niente, allora concludo qui, spero che il video vi sia piaciuto e ringrazio le persone che l'hanno ascoltato.